una festa che è caratterizzata dall'elemento della bellezza, la bellezza della nostra città che è teatro, ovviamente di tantissime espressioni estemporanee, artistiche, ma di straordinaria qualità, come tutte le edizioni che abbiamo vissuto in questi anni hanno dimostrato, e tantissime, come ricordava prima il presidente Enzo, che ringrazio con tutto il cuore, come tutto lo staff, tutta la squadra di Beneventi di Extemporanea, in senso più ampio, hanno ricordato nell'ultima conferenza stampa. È l'occasione ancora una volta per ribadire quanto, come attraverso l'arte, attraverso la cultura e attraverso l'apertura al di fuori dei confini di una città si costruisce un percorso di crescita comune in un momento come quello attuale, dove abbiamo bisogno dei colori non soltanto come elemento fisico, estetico, grafico, ma come segnale, come messaggio che deve caratterizzare la nostra vita comune, la nostra vita insieme. E su questo la nostra città ha sempre dimostrato una straordinaria capacità e negli ultimi 5 anni con Extemporanea questo è avvenuto sempre di più. Grazie con tutto il cuore. Grazie, sì. Abbiamo un paio di forbici anche per Sua Eccellenza? No, dovrebbero essercene 3. Dove stanno gli altri forbici? Non li abbiamo. Un paio solo ne abbiamo portato. Forza. Presidente, vieni qua. Veloci. Ci siamo, eh? Prego. Evviva! Evviva! L'onore. Allora, sono contento che sono momenti anche di partecipazione, come ascoltavo, per costruire ci vuole la capacità di rischiare, perché il rischio appartiene alla condizione umana e soprattutto all'esperienza storica che stiamo vivendo. Il rischio zero non esiste, e allora dobbiamo vivere insieme il coraggio di affrontare tutte le difficoltà, e queste esperienze che vivremo anche noi tutti insieme è un'occasione per non sentirsi soli, perché il vero problema oggi è che molti si sentono soli e fanno fatica a progettare la propria vita. Dunque auguro che l'esperienza artistica possa essere una grande occasione per tutti per trovare motivazioni. Poi siamo qui davanti alla cattedrale, dunque sappiate che oltre al nostro impegno c'è anche la presenza del Signore, la presenza della Chiesa che vi accompagna, che accompagna tutti coloro che vogliono veramente scoprire il senso della vita e soprattutto guardare avanti con fiducia in un momento in cui ci sono molti che non annunciano la speranza, ma ci fanno vedere il mondo sempre in negativo, è come se non potessimo superare le difficoltà, per cui distratti a fare ciò che siamo costretti da altre dinamiche contemporanee, invece non è così, siamo noi i veri soggetti per poter costruire la storia personale e quella degli altri, per cui sono molto contento di vedere un gruppo di persone che si fanno carico di condividere con gli artisti e offrire occasione attraverso la via artistica.